È tedesco, quindi si dice Jaspers. Magari può interessare qualcuno di voi perché lui nasce come medico, come psichiatra. Ha iniziato a studiare giurisprudenza, nato nel 1883 e poi si è orientato verso medicina, ha conseguito la laurea in medicina e si è occupato fondamentalmente di psichiatria. Ha lavorato varie case psichiatriche, all'epoca erano manicomi, quindi potete immaginare, e ha realizzato degli studi per l'epoca decisamente innovativi. L'epoca parliamo quella della prima guerra mondiale, insomma, fino agli anni, primi anni 20. E ha scritto un libro importante di psichiatria sulla filosofia delle visioni del mondo e poi dei testi di medicina. Lui è quello che ha dato vita, in un certo senso, alla corrente psichiatrico-esistenzialista. Quindi, se oggi ci sono degli psichiatri che magari hanno varie specializzazioni anche in psicoterapia di stampo esistenzialista, lo dobbiamo anche fondamentalmente a Jaspers. Quindi, lui coniuga, ha coniugato, per così dire, la visione medico-psichiatrica a quella della filosofia esistenziale, ma vi siete resi conto strada facendo che effettivamente questa coniugazione non solo è possibile, ma è produttiva, forse anche necessaria, dipende evidentemente dalla concezione di ciascuno di noi. E altri fatti rilevanti, poi si è dato fondamentalmente alla filosofia, perché all'epoca comunque l'interesse per la psichiatria confinava direttamente con la filosofia, quindi ha iniziato a lavorare all'università come filosofo e nei primi anni 30 ha realizzato altre opere abbastanza importanti, facile da ricordare, una si intitola appunto Filosofia, un'opera in tre libri. Siamo ai primi anni 30, lui è quindi contemporaneo di Heidegger. Tedesco, però lui si dichiara chiaramente antinazista, anzi, antinazista ha un motivo in più: la moglie è ebrea, Gertrud Mayer, sposato nel 1910. Lui è innamoratissimo della moglie, e poi per motivi poi di coerenza sua, non solo per la sua vicenda personale, la moglie non la vuole lasciare, viene marginato progressivamente dall'Accademia. Mentre Heidegger rimane al suo posto, lui rimane al suo posto, ma viene emarginato fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, viene reso sostanzialmente innocuo. E rimane, non emigra, sceglie di non emigrare, lui dirà successivamente che ha scelto di non emigrare un po' perché vuole rimanere in Germania, perché gli sembra giusto di non rinunciare alla patria, nonostante il regime, il feroce regime nazista. Lui è dichiaratamente, lui è segnato come oppositore. E poi perché non sa le lingue, sa solo il tedesco, è innamorato della sua Heidelberg, quindi rimane ad Heidelberg fino alla fine della guerra. E il mandato di arresto, di cattura per Jaspers era firmato, era previsto per il 14 aprile 1945, perché il regime agonizzante, prima di tirare le cuoia, per così dire, vuol far fuori tutte le persone, tutti anche i dissidenti. Lui non era assolutamente pericoloso, con i libri si fa poca cosa, però hanno deciso di farlo prendere dalla Gestapo. E però, ecco, fortunatamente il 30 marzo 1945 gli americani arrivano ad Heidelberg, che è nella zona della Renania, quindi una delle prime zone della Germania a essere liberate, quindi lui si salva veramente per il rotto della cuffia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale lavora alacremente per la ricostruzione della Germania, per la ricostruzione morale in primo luogo, scrive anche un libro sul senso di colpa dei tedeschi, del popolo tedesco, un libro abbastanza importante, ma le cose poi non vanno nella direzione che lui avrebbe sperato. E la delusione di molti intellettuali per come viene riorganizzata
la Germania, l'Italia, gli altri paesi europei, in particolare i paesi sconfitti, grandi speranze alla fine della guerra, grandi principi, grandi discussioni, ma poi si rendono conto, lui si rende conto che la Germania non è cambiata più di tanto, anzi che alcuni personaggi assolutamente discutibili, comunque complici del regime, ma tutti erano complici del regime in una maniera o nell'altra, rimanevano al loro posto e che quindi quel rinnovamento morale che avrebbe sperato attuarsi in Germania non viene effettivamente attuato. Pensate, lui ormai è anziano, quindi siamo negli anni 50, morirà nel 69, lui è anziano e decide a questo punto di emigrare. Non era emigrato sotto il Terzo Reich, emigra dopo la guerra e finisce i suoi giorni a Basilea, in Svizzera. Comunque, paese di lingua tedesca, quindi quantomeno non deve studiarsi in tarda età altre lingue, e finirà i suoi giorni all'Università di Basilea, insomma. Quindi un personaggio che ha attraversato tutta la storia del Novecento e che ha una traiettoria divergente rispetto a quella di quell'altro grande personaggio, pietra miliare della filosofia esistenzialista novecentesca, quel Heidegger di cui abbiamo sommariamente detto. E di Jaspers leggiamo e commentiamo un paio di testi. Questo è memorabile, Il naufragio, termine già è di per sé un termine molto evocativo. Poi mi direte voi cosa vi fa venire in mente, anzi, me lo dite subito cosa vi fa venire in mente il naufragio. Sicuramente Kierkegaard, bravo, perché il naufragio riguarda la trascendenza, il rapporto con la trascendenza, quindi va bene Kierkegaard, però proprio il termine naufragio? Sì, i romantici, bravo, in particolare. È una naufragio Ah, della Medusa. La zattera bravo, la zattera della Medusa è un altro riferimento interessante, ma io pensavo al Leopardi, intenzione. no? Naufragamento Naufragio, che però hai detto bene, ha a che vedere con quella mentalità romantica, quindi sempre il rapporto tra finito e infinito, o tra l'uomo e la trascendenza. Allora, alla fine c'è il naufragio, lo dimostra l'orientazione nel mondo che inesorabilmente si attiene ai fatti. L'orientazione nel mondo che inesorabilmente si attiene ai fatti. Naufragio è il punto d'arrivo, e allora possiamo utilizzare il primo termine che ci viene in mente, il naufragio è la morte. È l'annientamento. Il termine inesorabilmente, l'avverbio inesorabilmente, l'attenersi alla fattualità della vita non lasciano margini di fraintendimento. Ma poi si può declinare in altre maniere, adesso vediamo. Ma c'è di più. Il naufragio è l'ultimo evento che attende tutto ciò che in generale viene chiamato alla presenza dal pensiero. Quindi il naufragio non riguarda soltanto la singola esistenza e quindi la prospettiva della morte, l'essere per la morte di Heidegger. Le idee sono più o meno sempre le stesse, i concetti sono più o meno sempre gli stessi, anche se il lessico, magari il linguaggio, le metafore cambiano poi da pensatore a pensatore, glielo possiamo concedere. Quindi il naufragio è l'essere per la morte, questa prospettiva. Ma vedete che il naufragio non riguarda soltanto la fine vita, quindi la prospettiva esistenziale personale, ma tutto ciò che viene chiamato alla presenza del pensiero in ultima istanza finisce col naufragare. Tutto quello che possiamo pensare, quindi questo è un naufragio di tipo epistemologico, gnoseologico, conoscitivo. Per quanto io mi sforzi, io filosofo, io singolo umano, mi sforzi di concettualizzare, di pensare il reale, inevitabilmente il mio sforzo è destinato al naufragio. Quindi, se vogliamo parlare di romanticismo, possiamo farlo entro certi limiti. Purché non si scomodi il razionalismo di Hegel, il quale invece ritiene che, giustamente, che la ragione in ultima istanza non finisca col naufragare, cioè che il pensiero razionale possa esaurire tutto il reale che è appunto razionale. Quindi è una visione in questo senso profondamente anti-hegeliana, tanto per fare qualche riferimento a filosofi che già conoscete, no? Ogni validità raggiunta nell'ambito logico
naufraga nella relatività. Quindi questo vale non solo per la filosofia, ma vale anche per la scienza. Tutto è relativo in ultima istanza. Cioè, qualunque concetto raggiungiamo, qualunque tappa della conoscenza possiamo immaginare di aver raggiunto, tuttavia questa tappa è sempre esposta alla relatività e quindi in ultima istanza al naufragio. Ma vabbè, nulla di nuovo sotto il sole, se vogliamo, no? Portato ai suoi limiti, il sapere viene a trovarsi tra antinomie che fanno naufragare ogni tentativo di pensare senza contraddizioni. Oltre i limiti del sapere si annuncia sovrastante la verità non razionale. Antinomie, contraddizioni, se vi ricordate la dialettica trascendentale di Kant, la ragione kantiana, in ultima istanza, di fronte a quell'oceano sterminato della metafisica che gli si pone dinanzi, tanto per usare delle metafore già conoscete, in ultima istanza non può che fare naufragio, cioè si perde in una serie di contraddizioni. Quando iniziamo a ragionare intorno ai massimi sistemi o cerchiamo di organizzare la nostra vita, inevitabilmente la ragione si smarrisce. E nel momento in cui si smarrisce, quindi il pensare manifesta tutte le sue contraddizioni, ecco balenare, ecco annunciarsi al di sopra la verità non razionale, cioè quella sfera trascendente con la quale comunque dobbiamo fare i conti, che è al di là delle nostre possibilità. Leggi il rapporto con Dio nella visione esistenzialista, ma profondamente cristiana, di Kierkegaard. Quindi qui c'è la trascendenza, però come notate, come noterete alla fine del brano, non si parla mai di Dio. Cioè questo Dio qui, o questa entità infinita e trascendente, non è Dio, non è il Dio cristiano, quello di Abramo, di Isacco, non ha nulla a che vedere con la salvezza, non è incarnato e così via. Quindi è una visione trascendente, spirituale, indubbiamente, ma almeno nel linguaggio laica, almeno nel linguaggio laica. Per l'orientazione nel mondo naufraga l'esserci del mondo per l'impossibilità di comprenderlo in sé per sé. L'esserci del mondo qui si riferisce a tutti gli enti, a tutte le cose che sono, non solo all'uomo, a tutti gli enti. Cioè tutte le cose che sono, tutte le cose che possiamo pensare, tutte le cose finite con le quali entriamo in relazione sono comunque destinate al naufragio. E perché sono destinate al naufragio? Per l'impossibilità di comprenderle in sé per sé. Cioè il loro essere non è autonomo, il loro essere provvisorio è comunque derivato. Cioè l'esserci e i singoli enti, per utilizzare il linguaggio heideggeriano, qui usa solo esserci, quindi è più semplice, tutte le cose che sono, dal banco all'albero, all'azzurra, eccetera, eccetera, derivano il loro essere da questo sfondo, da questa entità trascendente che è l'essere con la E maiuscola, per capirci. Quindi non sono concluse in sé e per sé, non possono essere comprese in sé e per sé. Cioè tutte le cose che sono rimandano sempre a altro da sé. Questo altro da sé è appunto l'essere, lo sfondo comune, il trascendente. Esso infatti non è un essere in sé concluso che si possa considerare nella sua unità, né d'altro lato il processo conoscitivo è in grado di giungere a una totalità organica. Ovvero, non lo posso intuire con un unico atto conoscitivo, ma d'altro canto non posso nemmeno arrivarci facendo una serie di collegamenti alla maniera di Hegel a comporre una totalità organica. D'accordo? Quindi se io guardo una singola cosa, mi sfugge il suo rapporto con l'essere. Cioè io devo presupporre il rapporto con l'essere, ma il suo stare qui nel mondo non può essere autofondato. Cioè l'essere di Azzurra non è autogiustificato, rimanda ai genitori, rimanda ai nonni, rimanda a molte altre condizioni. E per quanto io mi sforzi di esaminare tutte queste condizioni, di metterle in ordine attraverso un processo razionale, risalendo da effetto a causa, inevitabilmente sono destinato al naufragio. Cioè arriva un punto in cui mi devo fermare.
Ma nulla di nuovo anche qui. Nulla di nuovo anche qui. Sono cose che la filosofia conosce perfettamente, no? Nel senso che io posso prendere, risalire dagli esseri, dai singoli enti, fino ad arrivare al creatore, a Dio, e immaginarlo come posto, perché poi in ultima istanza devo fare il salto dalla parte razionale alla fede. Un medievale ragionerebbe così, d'accordo? Cioè, vado di effetto in causa, 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 fino, per dirla con Aristotele, al primo motore immobile, e che devo porre comunque, dal punto di vista di un cristiano, con un atto di fede. Cioè, non posso esaurire tutto il discorso, non ce la faccio, anche perché la mia ragione è una ragione comunque finita, limitata. D'accordo? Il salto finale è un atto di fede, il rapporto con la trascendenza. No, allora per Jaspers lui dice è impossibile che si possa cogliere la causa della singola cosa pensando la singola cosa, perché la singola cosa rimanda sempre ad altro da sé, trova fondamento sempre nell'altro da sé, cioè il singolo ente trova fondamento sempre nell'essere. D'altro canto, a voler esaminare il rapporto effetto-causa, e quindi non con un singolo atto conoscitivo, ma con un processo dialogico, per cui se dico A, allora B, se dico B, allora C, se dico C, allora D, se dico D, allora E, eccetera, eccetera. Anche se mi mettessi ad esaminare la faccenda in termini logico-razionali, passo per passo, come facciamo per esempio con la matematica, in ogni caso il mio ragionamento sarebbe destinato al naufragio. Non mi porta da nessuna parte. Quindi il naufragio è anche l'assenza del primo motore di Aristotele? Sì, nel senso che il primo motore di Aristotele, o il dio della tradizione cristiano-cattolica, è comunque... Incluso nella verità non razionale che proprio. Sì, è comunque un qualcosa a cui posso giungere attraverso un atto di fede più o meno motivato, perché poi la fede ha una sua ragionevolezza, ma insomma, dal punto di vista mistico, spirituale, abbandonarsi a Dio, cioè se l'ultima tappa è l'abbandono a Dio, è l'atto di fede, perché non avrò mai la certezza, mai e poi mai la certezza dell'esistenza di Dio, posso dubitare fino all'ultimo respiro della vita, anche se la fede strada facendo mi può sostenere, ma in ultimo occorre passare, come diceva Kierkegaard, per la disperazione, perché il rapporto tra finito e infinito è un rapporto sempre incolmabile, quindi occorre la fede, va bene? E togliamo fede e mettiamo naufragare e abbiamo una situazione tutto sommato simile. Però con la fede, diciamo, una soluzione anche se magari supposta o autosuggestiva, la trovo vivere, invece con il naufragio, tu vivi nel naufragio, come vive un romanzo, di fatto. Sì, d'accordo, la fede ha un suo contesto anche culturale che mi aiuta a definire meglio la situazione. Cioè, quando io ho fede, se faccio riferimento ad una visione del mondo o ad una, meglio ancora, ad una comunità, trovo un po' di conforto. Già il povero Kierkegaard, che vive la fede in maniera singolare e individualista in un certo senso, già è altrettanto abbandonato, destinato al naufragio, di un laico che in pieno XX secolo si confronta con una forma di trascendenza che viene dopo la morte di Dio, nel senso nicciano, alla quale non riesce nemmeno a dare un nome. E già nella tradizione precedente questo nome lo si poteva dare, ed era il nome del Dio cristiano, e dietro quel nome c'era tutta la vicenda di Gesù, dei Vangeli, c'è tutta la tradizione, e poi c'è anche il conforto di un valore condiviso da una comunità. Anche se in ultima istanza, quando muori, muori la tua morte. Quindi l'ultimo respiro lo abbandoni appunto nelle mani di Dio, come fa Gesù sulla croce.
l'abbandoni nelle mani di Dio, non della comunità. E quindi l'ultimo respiro è un atto di fede, in ogni caso, perché tu non sai e ti devi abbandonare. Allora, fino a un attimo prima puoi ancora, dico, sperare, avere il supporto della comunità o delle vicine del mondo, puoi non cadere nella disperazione. O puoi alternare disperazione a speranza. Quando esali l'ultimo respiro, metaforicamente, se intendiamo il naufragio qui con l'atto del morire, ma non è solo quello evidentemente, no? È un processo lungo il naufragio, allora dobbiamo intenderlo come affidarsi a. Ma adesso ci sono poi altre cose, altri concetti abbastanza interessanti. Dimmi. Quindi torna al punto di prima, che infatti porta i fatti della vita, i fatti della realtà, i fatti dell'esistenza sono orientati in modo tale che vedo chi di noi ne possa dubitare che il naufragio è inevitabile. Oddio, sì, qualcuno ne ha dubitato, se ne può dubitare. Ovvero la visione di Jaspers è in contrasto con tutte quelle visioni filosofiche alla Hegel o alla Marx, cioè quelle che pretendono di razionalizzare il mondo, o in termini scientisti positivisti, altra forma di razionalità del mondo. E siamo comunque nel XX secolo, vi ricordate, abbiamo detto le due visioni, quella continentale, esistenziale, da un verso, e quella analitico, positivista, neopositivista, dall'altro verso, iniziano a divergere, anzi sono fortemente in contrasto. E allora una visione scientista o filosofica alla Hegel mi prefigura o mi fa credere, e io in qualche maniera presto fede a questa visione, che la ragione possa esaurire tutto lo scibile, magari solo in potenza le magnifiche e progressive sorti dell'umanità, quelle contro cui tuona lo stesso Leopardi nella Ginestra, ovvero la ragione è un ottimo strumento, è la tradizione illuminista, quella che parte dall'illuminismo e che poi si declina nella seconda metà dell'Ottocento in termini positivisti e nel Novecento in termini neopositivisti. Grazie alla scienza possiamo risolvere i nostri problemi, certo non tutti qui ed ora, ma strada facendo andremo sempre a stare meglio e il margine di inconosciuto, di non ancora conosciuto, non è comunque inconoscibile. Cioè la potenzialità, se io dico conoscibile, indico in quel termine conoscibile la possibilità di, è quella che non viene negata. È chiaro? Cioè io posso negare indubbiamente che l'umanità a un certo punto esaurirà tutte le cose da conoscere in un unico atto conoscitivo. Beh, ci siamo arrivati, ormai sappiamo tutto. Però posso coltivare la speranza, se vogliamo la fede, pure quello è un atto di fede, che il conoscibile sia sempre alla mia portata e che quindi dipende da me in ultima istanza stabilire le cause, conoscere nuove idee, nuovi concetti e spostare un po' più in là la frontiera del conosciuto verso altre sfere del conoscibile. Quindi sperare che la ricerca un domani, ne parlavamo ieri, mi dia l'ennesima cura contro il cancro o contro quella malattia, se vogliamo parlare in termini medici, no? Che mi aiuti a conoscere meglio la realtà naturale. È il sogno quello della filosofia moderna, se vogliamo, no? Che sposa la scienza, la tecnica e la filosofia. Ecco, lui sta dicendo che dal punto di vista esistenziale e per come è orientato il mondo, e lui è uno scienziato comunque, ha studiato medicina, è uno psichiatra, che in ultima istanza il gap, il salto di livello che c'è tra la finitudine dell'essere umano, del mondo così come noi lo abitiamo, e il trascendente è assolutamente incolmabile. Quindi riformula in termini novecenteschi ed esistenzialisti delle visioni che, come tu hai giustamente individuato sin dall'inizio, riecheggiano quello spirito romantico
o lo stesso Kierkegaard, abbiamo citato prima Leopardi, o potremmo citare tanti altri pensatori. Chiaramente un medievale non userebbe questi termini, d'accordo? E il Dio che sta qui dietro, che non è un Dio, il divino, il trascendente, il quid, l'indicibile, l'essere in senso heideggeriano, è un'entità, è un qualcosa, anzi non è un qualcosa, perché è uno sfondo. È difficile anche definirlo come un qualcosa, perché se fosse un qualcosa lo potrei afferrare, ma non è un qualcosa. È una parola che indica l'apertura massima. E infatti uno dei riferimenti che aveva usato Heidegger, che userà Heidegger, è quello dell'Aperon Anassimandreo, di cui vi ho detto. L'Aperon è un altro di quei concetti limite che troviamo proprio all'inizio della filosofia, il primo frammento di Anassimandro, che poi è il primo testo, diciamo, riportato in maniera chiara e distinta, quindi citato direttamente, della filosofia, della storia della filosofia occidentale, parla proprio del concetto di Aperon, che è l'indeterminato, l'indefinito, l'infinito. D'accordo? Non l'essere, che già l'essere di Parmenide ha una sua parvenza di definizione. Qui parliamo dell'indeterminatezza. Allora come lo chiamo questo sfondo in cui faccio naufragio? Lo chiamo essere con la M maiuscola, se ti piace chiamalo così. Lo chiamiamo Dio, sì, purché non lo si confonda con una tradizione che ha dei punti di riferimento narratologici, biblici, di fede, perché tutto questo appartiene in qualche maniera a una dimensione passata. Come diavolo lo definiamo? D'accordo? Nella chiarificazione dell'esistenza naufraga l'inseità dell'esistenza. Cioè nel tentativo di chiarificare il senso dell'esistenza, l'inseità, lo so, è una brutta parola, la consapevolezza di sé che si ha nell'esistenza finisce col naufragare. Cioè più capisco dell'esistenza in sé... Cioè più mi spingo verso la chiarificazione, più tento di chiarificare l'esistenza, più io... che esisto, mi rendo conto che sono destinato in questa operazione al fallimento. L'inseità vuol dire, l'inseità è l'essenza della cosa in sé per sé, cioè che da solo non ce la fai. Ecco, l'inseità significa questo, cioè che il tuo essere, che è provvisorio, transeunte, limitato, eccetera, eccetera, non basta a se stesso. Puoi bastare provvisoriamente a te stessa per nutrirti, per la vita biologica e così via, ma le tue risorse intellettuali, spirituali, morali e poi in ultima istanza biologiche, perché sei destinata alla morte, non sono sufficienti, non sono bastevoli a farti cogliere l'essere, cioè l'origine del tuo stare al mondo. Non so se mi spiego. Cioè non ti giustifichi da sola, poi arrancare, sforzarti quanto ti pare, analizzare fino in fondo, fino all'ultimo tratto il DNA, ma nel DNA sezionare un cervello fino all'ultima cellula, fino all'ultimo neurone, ma comunque non troverai da nessuna parte la conclusione del discorso, il bandolo della matassa, l'origine ultima delle cose, come aveva detto Eraclito, l'anima, per quanto tu la vada esplorando, non ha fine, non troverai mai fine. Ti puoi spostare nell'esplorazione dell'anima, nel possibile, e muoverti in maniera indefinita, come nello spazio vuoto. Qual è il limite? D'accordo? Non lo trovi. Quindi questo è un limite esistenziale e anche gnoseologico, epistemologico, conoscitivo, no? Perché là dove sono propriamente me stesso, non sono solamente me stesso. Cioè laddove sono propriamente me stesso, nella mia più intima essenza, è lì che mi rendo conto che il mio essere non è autocausato, cioè che rimanda a qualcos'altro, cioè all'essere in sé o al divino. Cioè è lì nel cuore, nell'intimo della mia anima, quando sto solo con me stesso, che mi rendo conto di non essere sufficiente a me stesso. Quindi che la questione non si risolve con l'inseità, ma che inevitabilmente mi si apre una finestra su qualcosa di trascendente, qualcosa che è oltre.
che non riesco a definire, e che non posso afferrare, che non posso concettualizzare, non mi ci posso aggrappare, non c'è una zattera alla quale mi debbo aggrappare. Voi immaginate la sensazione, questa sensazione qui, visto che parliamo di naufragio, parliamo di annegamento. E allora il trascendente assomiglia, l'abbandono al trascendente assomiglia al fatto che a un certo punto provi disperatamente ad aggrapparti a questo, a quello scoglio, a questo, a quel relitto della nave che si è spezzata, e il relitto della nave è la tua quotidianità, i tuoi punti di riferimento provvisori e sgoccioolanti via nel corso della vita, ma alla fine non trovi più nulla e inizi a affondare. E quando inizi a affondare in un oceano che non ha fondo, non vedi il fondo, le correnti ti spostano da una parte all'altra, e a quel punto ti abbandoni nell'abbraccio della morte, nell'abbraccio del tutto, diventi parte del mare, vai oltre te stesso. È l'ultimo atto, poi c'è la morte biologica, ma il confine è quello di abbandonare l'attaccamento al tuo io, quello che tu pensi di essere, per naufragare in una realtà superiore. Anche qui riferimento al buddismo ci può stare, ve l'ho già fatto, no? Cioè, quando esplori tutti i confini, quelli che tu ritieni siano i confini della tua anima, della tua psiche, della tua entità, della tua personalità, chiamatela come vi pare, a un certo punto, se provi a trattenere tutti i pensieri che ti passano per la testa disperatamente, ad attaccarti, ad aggrapparti, a un certo punto non ce la fai più e lasci, e molli. Ma mentre molli i pensieri, stai mollando anche il tuo io, e quindi stai frantumando, con un atto del genere, stai frantumando i limiti illusori del tuo ego. D'accordo? D'accordo, cioè, è così. E poi l'esperienza va fatta, descriverla a parole, possiamo usare tutte le metafore che ci pare. Ma ecco, lui che è uno psichiatra, non è un monaco buddista evidentemente, quando parla di questa situazione qua, di questa sensazione qua, sta parlando di quello che vivono le persone, quindi che viviamo tutti noi o che siamo destinati a vivere tutti noi, nelle cosiddette situazioni limite, di cui vi ho già detto, no? Cos'è una situazione limite? È una situazione esistenziale che in genere ha a che fare con la morte, in una maniera o nell'altra, morte anche intesa in senso metaforico, non necessariamente la morte biologica di questa o quella persona, no? Ecco, e che mi mette con le spalle al muro, che esaurisce con uno schiocco di dita tutte quelle risorse concettuali, intellettuali, da una parte, tutti i luoghi comuni, tutte quelle cose che diciamo a noi stessi per rassicurarci nella vita di tutti i giorni, no? E d'altro canto anche fa svanire in un'unica bolla di illusione anche tutte le nostre piccole manie, le nostre piccole grandi ansie. Perché? Perché ci mostra come tutto questo è assolutamente destituito di qualsivoglia fondamenta. Chiaro? La situazione limite è questa, quella in cui non ho più risorse. Che faccio? A quale santo mi voto? Posso soltanto pregare, cioè l'ultimo atto che ti rimane, in ultima istanza, è la preghiera, che sia una preghiera, se sei fortunato, in un certo senso, cristiana, o di questo, di quella religione, che voglio dire, ci può stare, no? Come ci insegna anche Pascal o Kierkegaard, o se non hai questa fortuna, restando appunto che è tutto relativo, ti abbandoni a una preghiera laica, al silenzio, che fai? Cerchi di fare silenzio, comunque ti confronti con qualcosa che le parole non riescono a definire. Non so se mi spiego, avete presente la sensazione? Guardate quanto è bella quest'altra frase. Nella trascendenza naufraga il pensiero che si affida alla passione per la notte. Che cosa vi ricorda questa passione per la notte? Eh? Non vedere, non so, a me viene in mente la cecità. Ma la passione della notte non è la passione verso quello che non conosciamo, tipo il mare metafisico? Non lo so. Non si vede, però è il mare che è intangibile.
Non so, a me la passione per la notte mi fa venire in mente quel brano che abbiamo letto sul canto della notte di Zarathustra, no? di Nietzsche. E notte, è il momento in cui dalle anime degli amanti zampillano le parole più belle, più profonde. Interpreto in questa maniera, fermo restando che si può interpretare probabilmente in tanti modi diversi, poi non sono un esperto filologo di Jaspers, ben inteso. Nella trascendenza, e la trascendenza è quella dimensione che abbiamo provato a definire, ma che è indefinibile, fa naufragio il pensiero, quel pensiero lì, che si affida alla passione per la notte. Quindi questo è un naufragio voluto, un naufragio consapevole, quel pensiero che consapevolmente si affida al notturno, alla passione per la notte, cioè alla spiritualità, al misticismo. Cioè quando io mi affido, andando oltre la ragione, a un certo punto decido di lasciare andare e di affidarmi alla passione della notte, cioè mi innamoro del buio, dell'inaudito, del non dicibile, del non visibile, a quel punto faccio volutamente, è un atto decisivo, naufragio nella trascendenza, cioè mi si apre la porta della trascendenza. È chiaro? Però è un naufragio voluto, eh? Non un naufragio coatto. Cioè, quando ho le spalle contro il muro, quando è giunto il momento giusto, allora in quel momento lì io decido di fare naufragio, mi affido alla passione per la notte, mi innamoro del buio, mi innamoro della morte, declinata in tante maniere diverse, mi ci tuffo dentro, che faccio? Avete presente quella sensazione? Vi sarà capitato una volta nella vita, no? O la vola spacca? Il primo tuffo a mare, non so, il primo tuffo a mare, il primo salto nel vuoto, metaforico, o anche reale, eh? Il primo giro in bicicletta, che a un certo punto mi lascio andare. Mi devo buttare, no? Certo, ho alcune garanzie, per carità, che qualcuno forse viene a riprendere, però in ultima istanza ho superato una piccola paura, è la passione per la notte. Per l'autodistruzione, se vogliamo, un'autodistruzione però controllata, non è un suicidio, eh? Non è una volontà di farsi del male, tutt'altro, è proprio il contrario. Nelle situazioni limite diventa manifesto che tutto ciò che per noi è positivo è legato al negativo corrispondente. Nelle situazioni limite ci rendiamo conto del fatto che il pensiero razionale è assolutamente limitato. Perché? Perché la realtà non è né bene né male, è bene e male. La realtà non è né vera né falsa, è vera e falsa. È Eraclito, no? Cioè tutto ciò che è positivo è legato al negativo. Quello entusiasmo d'amore, l'estremo godimento di quella relazione, quella tensione bestiale che ho provato in quella circostanza lì, parlava già la lingua e già prefigurava l'estrema sofferenza del distacco. Cioè ogni cifra dell'esistenza, se la andiamo a esplorare attentamente, ha in sé, o dispiegata o in nuce, i germi del suo opposto. Il piacere chiama il dolore e il dolore chiama il piacere, eh? Il positivo chiama il negativo, e nel momento della situazione limite che mi rendo conto di questo, quindi la fine di un amore, o la fine della vita, la malattia di una persona cara, che vedo morire lentamente, no? Non c'è un bene che non sia anche un male possibile e reale. Cioè, a noi ci piacerebbe tanto aver ben chiaro che cosa è bene e che cosa è male, per poter scegliere in maniera inequivocabile, ma avete capito che questa scelta ci è negata, se non nelle piccole cose, le quali fanno riferimento a un'abitudine, ma anche le abitudini sono assolutamente relative, anche le abitudini sono assolutamente relative.
può andare bene per me per un piccolo periodo di tempo e mi rassicura, si fa per dire, mi consente di andare avanti, ma poi dietro c'è tutta la vita e c'è quell'ansia di fondo, o meglio quell'angoscia di fondo, ho usato questi termini, quell'angoscia di fondo che è lo stato esistenziale, il termine che usa Heidegger, che nella misura in cui non la guardo, fissa negli occhi, non l'affronto, si tramuta, si frammenta, esplode come uno specchio in tanti minuscoli pezzettini di vetro che sono le ansie, le piccole grandi ansie quotidiane. Cioè se non voglio affrontare, o se non posso, se non me la sento, se non sono in grado di guardare negli occhi quell'ospite inquietante, no? Per usare l'altro termine heideggeriano che abbiamo già utilizzato anche parlando di Nietzsche e così via, allora ho a che fare con le schegge di quell'immenso specchio, che è uno specchio angosciante, perché quando io mi guardo allo specchio vedo me stesso e vedo anche il contrario di me stesso, vedo la mia fine, vedo l'immensità, vedo, come dire, il vuoto che mi si apre alle spalle, devo guardarlo negli occhi, questo specchio metaforico, e provare l'angoscia, altrimenti posso chiudere gli occhi e avrò a che fare con piccoli sbarlumi di consapevolezza o una sensazione di fondo per cui la mia quotidianità procede per il verso giusto, si fa per dire, in realtà non esiste un verso giusto, vivo alla giornata, ma vivo alla giornata tanti micro momenti di ansia, di smarrimento, di non senso, eccetera, eccetera, no? Questo è il concetto di libero arbitrio del cristianesimo, che c'è la necessità di una cosa positiva richiama una necessità di un negativo opposto, e che proprio in teoria il bene che Dio ci vuole sta nella libertà, nella coesistenza del bene e del male. Ma magari questa è una visione abbastanza ingenua, non la tua per carità, nella visione del libero arbitrio nel senso di Agostino, di Sant'Agostino. C'è comunque il famoso ascensore di cui dicevamo a suo tempo, cioè c'è un bene e c'è un male, c'è Dio e c'è il male, c'è l'anticristo. C'è un alto e c'è un basso. E dunque il mio libero arbitrio, il mio essere umano, consiste nel prendere l'ascensore per i piani alti del creato, per i piani alti della moralità, che coincide con l'andare verso Dio, perché Dio è il bene con la B maiuscola, oppure posso decidere di premere il pulsante e di scendere giù negli scantinati del male, di allontanarmi da Dio. Ma non c'è una convivenza che invece... Assolutamente! Il fine ultimo non è la convivenza di bene o male, è ripudiare il male e il... Bravissimo, bravo. Cioè l'idea... Invece qua, come magari può essere l'altro modo, c'è la convivenza del bene e del male, purché si abbia quello che è il ciò che... purché si abbia ciò che è oltre il naufragio, quindi quello che può essere definita una vita vera, qualitativa, come dire. Una vita vera, bravo, una vita vera è una definizione che ci può stare. Allora, non esiste un universo, un cosmo, una realtà orientata in senso assiologico, cioè non c'è il bene e il male. C'è la realtà e basta. C'è la realtà. Ci siamo noi, esseri umani, che spendendo il tempo di vita che è a nostra disposizione, giudichiamo, creiamo valori, stabiliamo distinzioni, più o meno fallaci in ultima istanza, se non le consideriamo pragmaticamente limitate a quel momento lì, ma se le vogliamo assolutizzare, automaticamente ci mettiamo in una situazione di contraddizione, di antinomia, eccetera, eccetera. Cioè più ci sforziamo di ordinare il mondo, di pensarlo ordinato, con un bene assoluto e un male assoluto, più inevitabilmente andiamo incontro ad uno scacco, a una debacle. E allora la situazione che descrivi tu è corretta. Il discorso non è, ripeto, il libero arbitrio in senso cristiano, che sarebbe cosa buona, tutto sommato, che bello, abbiamo già una mappa della realtà, questa mappa della realtà ce lo dicono i padri della Chiesa, ce lo conferma la razionalità pura, in qualche maniera, in ultima istanza,
e Dio, attraverso la sua parola nella Bibbia, che ce lo assicura, ebbene, c'è una direzione ben precisa. Se andiamo in quella direzione, il Debrando non possiamo assolutamente fallire. Non c'è un bene che non sia anche un male possibile e reale. Non c'è verità senza falsità, non c'è vita senza morte. Ogni felicità è congiunta al dolore, ogni realizzazione al rischio della perdita. La profondità dell'animo umano, in cui la trascendenza fa sentire la sua parola, è connessa di fatto al disordine, alla patologia, alla stravaganza, e questa connessione, nella molteplicità insospettata delle sue manifestazioni, sfugge ad ogni interpretazione univoca. Cioè, non ce la facciamo a razza. Lui aveva a che fare con gente afflitta da patologie molto serie, schizofrenia, paranoia. Bello sarebbe poter definire che cos'è salute e che cos'è malattia. Bello è poter dire questo va bene, questo è bene e questo è male. Lì c'è la verità e lì c'è la falsità. Bello sarebbe avere questo armamentario, ma quando hai a che fare con i casi concreti, pensate alla grande poesia di Alda Merini, le categorie intellettuali non mi servono più. Ci sono diverse visioni del mondo e io mi ci posso tuffare dentro a queste visioni del mondo. Proviamo a metterci nei panni di qualcun altro, o proviamo a metterci nei nostri stessi panni. Man mano che ci spingiamo nel profondo del nostro essere, troviamo contraddizioni, a volte discorsi pretestuosi che facciamo a noi stessi, troviamo ambivalenze, sentimenti contrastanti, dolore mescolato a piacere, troviamo un sacco di dubbi, però in ultima istanza troviamo la nostra visione del mondo. Cioè, se noi percorriamo la nostra geografia interiore, il nostro mondo interiore, troviamo un sacco di cose più o meno interessanti. Non dobbiamo giudicare, Azzurra, perché giudicare è automaticamente, come dire, è come mettere un post-it sulle cose. Io non voglio giudicare nulla, la voglio esplorare. Nel senso, se io voglio capire il tuo punto di vista, la tua visione del mondo, devo sforzarmi di mettermi nei tuoi panni, devo eliminare la categoria di giudizio pregressa, altrimenti non mi ci muovo, che prendo e ti metto automaticamente delle etichette. Ecco, non funziona così. E allora, in ultima istanza, mi rendo conto, se faccio questo tipo di operazione, e la faccio soprattutto con gente malata, quindi che soffre di patologie più o meno serie, mi rendo conto che ognuno ha le sue ragioni, ogni cosa la si può comprendere e funziona come deve funzionare. Io al massimo posso aiutarti se faccio il consulente filosofico, se faccio lo psichiatra, in senso jaspersiano, posso aiutarti a fare un po' di luce, un po' di chiarezza nel tuo mondo esteriore, interiore, o posso aiutarti a esprimerlo nel migliore dei modi. Ma non lo posso andare lì a giudicare. Non posso dire, allora tu in base a questo parametro sei, vai bene, 5. In base a quest'altro parametro vai bene, 3. Certe volte ci fanno fare con le schede di DSA. Lettura, 5. E ascolto, 7. E le persone non funzionano così. Non è questo quello che è rilevante. Non ci dice assolutamente nulla. Cioè, noi possiamo prendere le persone, possiamo prendere la nostra storia di vita, possiamo provare ad imbrigliarla in 10.000 mappe, in 10.000 griglie, in 10.000 cifre numeriche. Non ne veniamo a capo. Non ne veniamo a capo. Ognuno ha le sue ragioni. Questo non significa che poi nella vita, nella convivenza civile, pragmaticamente, non sia utile, non sia buono e giusto stabilire delle norme condivise che abbiano un senso però strumentale, limitato, utile a che si possa fare lezione in santa pace, per esempio. Ecco, quello ha un senso ben limitato e dovrebbero essere regole che tutti quanti dovrebbero accettare, sulle quali tutti quanti sono d'accordo. Ecco. Detto questo, chi può giudicare qualcun altro? Questo è il punto, vedi? In fondo, nella profondità dell'animo umano, laddove appunto la trascendenza fa sentire la sua parola, e troviamo disordine, patologia, stravaganza. E tutta questa roba qui, questa zona grigia, questa immensa zona grigia,
che precede ogni etichetta, perché tutte le etichette derivano da questa unica fonte. E questa unica fonte trascendente, per dirla con Nietzsche, è al di là del bene e del male. Al di là del bene e del male, come la giudico? Tutti i giudizi stanno sotto. Per poter giudicare una cosa, devo prima creare il bene e il male, il vero e il falso. Ma il vero e il falso sono sempre sotto questo sfondo, dipendono sempre da questo sfondo. Qui non si adattano allo sfondo in sé, sono subordinati allo sfondo, sono relativi al contesto, come le regole di un gioco. Se gioco a scacchi devo seguire le regole degli scacchi, ma se provo a giocare a dama con le regole degli scacchi, evidentemente non sono un vinco, ma non capisco assolutamente nulla. Quindi i beni e i mali, le etichette, i valori e i disvalori, i criteri di giudizio, sono sempre relativi a un circuito, a un ambito che noi umani poniamo di volta in volta, più o meno significativo, più o meno utile a quel contesto lì. Ma di fronte all'assoluto, di fronte alla trascendenza, di fronte alla profondità ultima della nostra anima, ma che categorie utilizziamo? Quali torcette utilizziamo? In quale griglia posso imprigionare Anna Mineo? Come la posso imprigionare in una griglia? È chiaro? In base a quale numero la posso... numero che... possiamo provare a concordarlo io e lei, ma è sempre un concordarlo relativo. Mettiamoci d'accordo io e te su quel criterio di giudizio. Ma non esaurisce il tutto, no? Oggi va bene, domani non andrà più bene. Lo dovrò cambiare. E quindi, quando partendo dall'esserci giungo con la mia libertà, la coscienza dell'essere, quindi quando parto dalla mia dimensione incarnata qui sulla terra e giungo alla coscienza dell'essere, cioè dello sfondo, del trascendente, dell'essere con la M maiuscola, allora proprio nella più chiara decisione che il mio me stesso assume in ordine all'azione sono costretto a sperimentare anche il naufragio. Non posso fare a meno di naufragare, questo lo avete capito. Di fronte ai molti modi in cui si può naufragare, rimane ancora aperta la questione se il naufragio è annichilimento puro e semplice. Finisce lì. Ultimo respiro e tanti saluti, mi si spegne la coscienza, sprofondo nel nulla, va bene? Dal momento che ciò che naufraga va realmente in rovina, o se invece nel naufragio viene a manifestarsi un essere, per cui il naufragare non sarebbe soltanto un naufragare, ma anche un eternare. E questo, vedi, rimane nel dubbio. Cioè, l'ultimo atto, che è il naufragio, consiste, in ultima istanza, in un annichilirsi, in un annullarsi, nel semplice non esser più, che forse è anche augurabile per qualcuno, non lo so. Oppure è un passare a un altro stato dell'essere, un diventare parte di un tutto. Come lo vogliamo definire? Vedi, anche qui le parole non ci aiutano. Cioè, quando moriamo, diciamo, al di là della metafora, perdiamo la nostra coscienza individuale, refluiamo in un'altra dimensione dell'essere, continuiamo ad essere eternandoci. So, dal punto di vista materiale, il nostro corpo, le sostanze che provvisoriamente formano il nostro corpo tornano ad essere parte del tutto naturale, se la vogliamo vedere in questi termini. O la nostra anima semplicemente refluisce in un'anima più grande, in una forza vitale più grande, onnipervasiva, l'anima mundi di cui parla Platone, per esempio, non lo so, dimmi. Adesso rivolgo la domanda a quel volto mio precedente professore di filosofia. Quando si raggiunge, diciamo in questo caso, ci sta le due opzioni sono o l'annichilimento, quindi si proprio la perdita di identità, diciamo, dell'essere stesso, oppure diventare parte dell'essere. Il diventare parte dell'essere non è anche il fine del buddismo, della meditazione del buddismo anche, in cui ci si eleva fino a tal punto a diventare tutto e uno insieme? Sì, assolutamente sì. Anche se nel buddismo c'è un altro modo di affrontare la faccenda. Non sono esperto. No, siccome io un pochino sono esperto, te lo posso dire. Allora, nel buddismo c'è un altro modo di affrontare la faccenda, che è molto diverso, o in parte diverso dal modo occidentale.
Cioè, qui abbiamo un modo, quello della filosofia occidentale, che dopo aver esplorato tutte le strade possibili e immaginabili dal punto di vista concettuale, quindi avendo nutrito una certa fiducia nelle possibilità conoscitive della ragione umana, produce questo discorso qui. E lo produce sempre in termini concettuali. Cioè, io ti sto dimostrando concettualmente e utilizzando parole più o meno sfumate che non posso concettualizzare nulla. Il buddismo, sin dalle origini, non ha la pretesa di concettualizzare alcunché. No, 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 quando cioè, ci sono dei racconti, no? Cioè, nei sutra buddisti, no? I sutra sono i discorsi del Buddha, che poi sono stati messi per iscritto nel primo secolo avanti Cristo, dopo 5 secoli di tradizione orale. Così ho udito, iniziano tutti così ho udito. E ci sta una storia, o più di una storia, o più di un riferimento, e qui ci sono questi saggi, questi sapienti induisti che vanno dal Buddha e gli chiedono spiegazioni su, gli fanno domande di questo genere. Ma l'anima è immortale o è mortale? Ma morire significa sprofondare nel nulla o perdersi in una realtà divina superiore? Ma se faccio così va bene o se faccio così va male? E il Buddha gli risponde sempre, inequivocabilmente, io di queste cose non so nulla, non mi interessa assolutamente nulla, non stiamo più a concettualizzare nulla, a mettere etichette, cioè il buddismo è una forma di soteriologia pragmatica. Vuoi seguirmi? Ti dico come si fa. Trovati un posto tranquillo, né troppo caldo né troppo freddo, così recita lo Shobogenzo del maestro Dogen, che è un contemporaneo, è un buddista giapponese, contemporaneo di San Francesco, quindi siamo tra il X e il XII secolo. E il testo di questo maestro Zen non è che dice, ok, iniziamo a analizzare la trascendenza, se il concetto di essere, il concetto di Dio, ma il bene con la B, ma il male, come possiamo dimostrare logicamente, ma la ragione... Trovati un posto tranquillo, né troppo caldo né troppo freddo. Mettiti seduto davanti a un muro. La schiena deve essere dritta. Il bacino leggermente sporto in avanti. Qui dietro devi sentire, come dire, la schiena che va arcuandosi e l'altra piega della spina dorsale, in modo tale che sia perfettamente rilassato. Il cranio deve essere perfettamente in equilibrio sulla spina dorsale, né così né cosà, né pendere in una direzione né pendere nell'altra. Metti le ginocchia incrociate, metti il piede destro sulla coscia sinistra, piede sinistro sulla coscia destra, metti le mani in questa posizione. Inizia a concentrarti sul respiro, concentrati sull'aria che entra nel naso e sul momento in cui l'aria esce dal naso. I pensieri lasciali andare. E ti dice esattamente quello che devi fare. Punto. Io non ti dico nulla, non ti devo dimostrare nulla. Ti devo mettere in condizione di sperimentarlo. E questa è una delle differenze principali. Poi, ovviamente, le filosofie orientali hanno anche un'immensa produzione letteraria. E ci sono dei momenti in cui si giunge anche a concettualizzare. In genere si arriva a concettualizzare proprio a dimostrare questa roba qui. Cioè ti dimostro che per quanti sforzi possa fare la ragione, non arriverà mai a nulla. Cioè l'esito è sempre un esito scettico. Sempre un esito scettico. La ragione assomiglia a una zattera, la uso per attraversare, ma la stessa dottrina del Buddha assomiglia ad una zattera. La uso per attraversare il fiume, metaforicamente il fiume della vita, quando giungo dall'altra parte della zattera mi devo liberare. Noi occidentali della zattera, che metaforicamente è la ragione, cioè tutto quell'apparato di concetti, di formule che utilizziamo, di lessico filosofico che utilizziamo, no? Perché abbiamo fede, ci crediamo, pensiamo che attraverso uno sforzo razionale, un altro po' ancora si possa aggiungere a qualcosa. Siamo giunti a comprendere, l'abbiamo veramente compreso? Direi no, non
non abbiamo veramente compreso, ci siamo fondamentalmente anestetizzati alla stessa ragione. Perché la ragione in ultima istanza ti dimostra esattamente questo, che non c'è nulla da trovare, nulla da cercare, che qualunque conclusione è automaticamente autocontraddittoria, quindi non ci rimane che fare naufragio, per dirla con Jaspers. Cioè tu puoi stare tutto il pomeriggio lì a roverarti il cervello per provare a risolvere una qualsivoglia questione tua personale, poi se esistenziale, etica, peggio che andare di notte. Se è un po' più concreta, magari posso provare a risolverla, tipo piantare un chiodo nel muro, punto. D'accordo? Ma comunque sia, per quanto io mi arrovelli, non giungerò mai a nessuna soluzione. Per quanto io mi arrovelli e provi a definire una volta per tutte cosa devo fare della mia vita, quale potrà essere il mio futuro, cosa è giusto, cosa è sbagliato, non c'è una strada razionale che mi conduca a una risposta univoca. C'è sempre grigio, contraddizione, strade più o meno fangose o più o meno diritte, torte. Si chiama vita. E il punto è che noi siamo sempre in cammino, cioè non riusciamo a guadagnare una posizione terza andando lì su qualche monte come fanno gli indiani nei film dei cowboy che guardano la carovana che passa sotto. Noi siamo la carovana e non possiamo guardare la nostra vita dall'esterno. E quindi il buddista ti direbbe: mettiti seduto, punto, e prova a essere te stesso qui ed ora e accettare la realtà per quella che è, ma senza chiacchiere. C'è poco da chiacchierare, che c'è da chiacchierare se non per dimostrarti che ogni chiacchiera è vana. Vanità di vanità, no? Vanitas vanitatum. E allora, che senso ha chiedersi se la morte è semplicemente un annichilirsi? Ma che significato ha? È un annichilirsi, un precipitare nel nulla e andare in un paradiso dove ci stanno gli angeli? Ma che senso ha questo tipo di discorso? L'unica cosa sensata è quella che sono in grado di sperimentare anche gli animali, ma noi abbiamo il disturbo della ragione. È mettersi seduto o stando in piedi, come vi pare a voi, e guadagnare un attimo prezioso di pace, di serenità, fare pace con se stessi. Questa è l'unica cosa che possiamo provare disperatamente, senza probabilmente riuscirci a realizzare. E a questa strada qui non ci arriviamo con i 10.000 ragionamenti, o meglio, i 10.000 ragionamenti mi servono per capire che la ragione è uno strumento inefficace. Sapete, quando io entro, devo riparare una cosa, prendo una sola chiave inglese, provo 10.000 volte a girare quel bullone, ma non ci sono santi, quella chiave inglese non va bene, e c'ho solo quella di chiave inglese. E che faccio? Provo a rigirarla per la 101esima volta, ma non va bene. E questo che diciamo non riusciamo ad accettare, non ci rassegniamo a questo. Capito? Quindi un buddista ti direbbe: guarda amico, poche chiacchiere, se vuoi ti metti seduto, se no quella è la porta, vai per la tua strada, non sei pronto. Ma io non posso convincere qualcuno con le parole, io, nessuno può convincere nessun altro con le parole, ma qui siamo al limite, non stiamo più nemmeno facendo analisi di un testo filosofico, storia della filosofia, e qui stiamo dicendo le cose come sono. Io non posso convincere nessuno. Lo vedi? Cioè, io vi invito a, come ho provato a fare anche ovviamente inutilmente con loro, vi invito non a ascoltare le parole, ma a vedere quello che succede, quello che realmente succede. Quello che succede, cioè la realtà in sé per sé, la mia realtà, la sua realtà, qui ed ora, parla sempre più alto. Ed è sempre più significativa di tutte le parole, vere o false, giuste o sbagliate, auliche o meno auliche, scolastiche o meno scolastiche, che tu potrai mai pronunziare. E la realtà è, come dire, vedi, non si lascia inzuppare dalle parole, non arrivano lì le parole, resiste alle parole, non so se mi spiego. I fatti, L'essere conta 100.000 volte più di qualsiasi parola. Bisogna fare come fanno gli animali. Quando hanno sonno dormono.
quando hanno un disturbo si allontanano dalla fonte del disturbo, quando hanno fame vanno a procurarsi da mangiare, se hanno ancora fame provano a chiederti ancora da mangiare, dopodiché se non glielo dai se ne vanno a posto, perché è inutile consumare altre energie. Sanno economicamente, dal punto di vista biologico, sanno qual è la cosa giusta da fare in quel momento. Esce un raggio di sole, si mettono fuori al sole per 5 minuti, perché sanno che il sole è importante, perché hanno studiato la fotosintesi clorofiliana, hanno letto un sacco di libri di scienze, lo sanno, e si prendono il sole giusto per loro. Fanno così tutti gli animali, cioè sono immersi nella realtà. E l'uomo occidentale da questo punto di vista è piuttosto schizofrenico e usa la ragione per cercare di rompere la ragione, di ritornare, e questo è il nostro problema fondamentale, cioè che utilizziamo uno strumento di cui ci siamo resi conto che è inefficace per cercare di tornare a una condizione in cui non abbiamo più bisogno di questo strumento. Non so se mi spiego. Mentre in un certo senso per liberarti del mezzo, quasi. Esatto, che poi gli scettici, i pirroniani, gli scettici antichi sono arrivati esattamente a questo. È la metafora della scala. La scala è il ragionamento, tutti i ragionamenti che posso fare, a un certo punto arrivo nel luogo più alto, prendo la scala, la butto via, che mi serve la scala? La stessa metafora la userà anche Wittgenstein, che è un filosofo del linguaggio di questo periodo, un grandissimo, che ha scritto un trattato per purificare il linguaggio della scienza e per consegnare nelle mani dei neopositivisti, cioè dei filosofi anglosassoni, un linguaggio totalmente depurato da qualsivoglia tendenza metafisica, linguaggio proprio fattuale, descrittivo, quasi digitale in un certo senso. E conclude il suo trattatus dicendo: quello di cui non si può parlare occorre tacerlo. Ma le cose più importanti, la vera vita, è al di là del linguaggio. Questo lo dice un filosofo del linguaggio. La vera vita, quei problemi reali, la vita in sé, è al di là della stessa possibilità di problematizzare, usando la ragione, usando le parole, la vita stessa. È un'altra dimensione. Ecco, se noi ci caliamo in quella dimensione, ma che tipo di giudizio possiamo dare? Quando abbiamo davanti un come ce l'aveva Jaspers, no? Uno completamente folle. Folle, ma poi chi è più folle? Ma quindi un po' l'ultimo stadio della filosofia è praticamente non fare filosofia. Sotto... Brava, vorremmo dire anche morte della filosofia, punto interrogativo. Morte della filosofia, dipende da che cosa intendi. Nel senso che se tu pretendi di arrivare ad afferrare qualche cosa di definitivo attraverso il linguaggio, inevitabilmente sei come una mosca dentro un bicchiere, cozza continuamente contro le pareti lisce del bicchiere, non ti ci puoi arrampicare. Scusi, però, se muore la filosofia, no? Morirebbe anche il pensiero, no? Senza pensiero non ci sarebbe nulla. Ma Matteo, no, perché in realtà questo è il paradosso, è questo. Abbiamo bisogno della filosofia per poter capire questo. È la scala ci serve per salire. Qualche gradino sulla scala lo devi fare per poter arrivare a questo tipo di visione. Ci devi arrivare salendo la scala per renderti conto che la scala non va bene, che la scala non è il fine ma è soltanto un mezzo. Tutte le parole che tu potrai produrre saranno dei mezzi. Tutte le storie che potrai raccontarti saranno la trama della tua vita, non il punto d'arrivo. Quello è indicibile, come lo dici? Cioè non lo puoi dire soltanto alla fine? Alla fine o non lo puoi dire per niente? Quando non ci sei più, che cosa dici? Quando il tuo piccolo ego è annichilito e ti finisce la filodiffusione mentale, nonché tutto il cazzeggio connesso alla filodiffusione mentale, che più o meno ti fa soffrire, che cosa c'è da dire? Cosa rimane da dire? Contro chi protesti? A che cosa ti attacchi? Cioè, oddio, qualcuno potrebbe in maniera piuttosto volgare aggiungere una parolina che... Vabbè. E infatti lui dice, guarda,
Volere direttamente il naufragio sarebbe un pervertimento che condurrebbe di nuovo l'essere nell'oscurità del nulla. Guarda che cosa dice, cioè volere direttamente il naufragio è una metafora per dire il suicidio, l'annichilimento, lo stato di depressione finale, voglio annichilirmi, sarebbe un pervertimento che condurrebbe di nuovo l'essere nell'oscurità del nulla. Fa come dice Schopenhauer, il suicidio non è una via d'uscita. Guarda, non ogni trapasso, non ogni annientamento, abbandono di sé o rinunzia o rinnegamento esprimono l'autentico naufragio che rivela. L'autentico naufragio che rivela è quello al momento giusto. Te ne devi andare quando sei pronto. Devi morire quando sei pronto. Ma non morire all'ultimo stadio, quello moriremo. Morire alla vita, strada che vuol dire vivere la vita, strada facendo, al momento giusto. Non puoi anticipare nulla. Avete presente quando cerchiamo di risolvere problemi che ancora non si sono posti? Almeno io faccio così quotidianamente. Allora dopodomani, allora fra 3 mesi, poi faccio così e poi succederà così. E annaspiamo sempre nel buio. E l'unico effetto che otteniamo non è quello di risolvere i problemi o di anticipare una possibile soluzione o di lavorare alla possibile soluzione. È semplicemente quello di angosciarci qui ed ora. Punto. Anzi, ne aggiungiamo altri. Fondamentalmente ci roviniamo la vita qui ed ora. Cioè più cerchiamo di controllare la nostra vita e la realtà che ci circonda, più inevitabilmente ci rendiamo conto che non è possibile. È come le sabbie mobili. Più ci agitiamo, più sprofondiamo nelle sabbie mobili. Allora, non ogni naufragio. Il naufragio è il momento giusto. Oggi la nostra storia finisce e ci dobbiamo lasciare e io ti dico addio e tu mi dici addio, metaforicamente. Devo chiudere una porta, aprirne un'altra. Ma se io provo a forzare le cose e dico addio prima del tempo, non vado a sorbire l'amaro calice fino in fondo, cerco di saltare la fase successiva, inevitabilmente fallisco. Non so se avete mai vegliato una persona che sta morendo, immagino di no, spero di no, addio piacendo. Non è che uno può anche immaginare solamente magari muoia, ma quando muore? Cioè l'agonia è una cosa terribile, attendere che una persona muoia, esali l'ultimo respiro. E però morirà quando deve morire, quando è il momento giusto. E tu devi vivere quel momento lì, quella fase lì, come un cammino. Non puoi anticipare nulla. Né puoi annichilire la tua coscienza con un gesto finale, rinuncio. Che rinunci? Sei sempre in ballo, la realtà parla sempre più forte. E quindi torniamo all'esempio dell'animale, del cane. Quando c'è fame, mangia. Quando c'è sete, bevi. Quando c'è freddo, riscaldati. Che altro c'è da dire? Allora, non possiamo, vedi, non ogni trapasso, non ogni annientamento, abbandono di sé o rinunzio o rinnegamento esprimo l'autentico naufragio che rivela il trascendente, quello che c'è oltre. Se facciamo il salto al momento sbagliato, non arriviamo dall'altra parte. La cifra dell'eternare nel naufragare si chiarisce solo quando io non voglio il naufragio, ma rischiando l'affronto. Ma guardate che questa è una lezione di vita, guardate che questo è impressionante, cioè non vuol dire, è antidepressivo, cioè il naufragio giusto, quello che rivela, è il naufragio che viene alla fine della storia, quando io ho combattuto con tutte le mie forze, perché io voglio vivere, quando io ho combattuto con tutte le mie forze contro l'annientamento. Quando avrò resistito alla morte fino alla fine, poi alla fine sono destinato al naufragio. Ma lo devo bere fino in fondo l'amaro calice della vita. Mi spiego? Quindi è veramente un'indicazione antidepressiva fatta da uno psichiatra in un certo senso, che dice combatti, finché c'è vita combatti. Ma non perché poi devi vincere chissà quale guerra, l'unica guerra che devi vincere è la battaglia con te stesso. Come fanno i samurai, no? L'unica vera battaglia è quello che hai con te stesso. È con te stesso che ti misuri, con la tua paura, non col nemico. Poi chi uscirà vincitore dal duello? Boh, forse tu, forse lui. E di fatto se non controlli il tuo corpo e non sei concentrato in quello che fai, sicuramente tu perdi. Esatto.
il Bushido. E quell'allenamento lì è coerente alla filosofia zen, quella del buddismo di cui dicevamo prima. Io non posso fare dei piani in base alla lettura della cifra del naufragio, perché i piani li posso fare solo con ciò che mi garantisce durata e stabilità. Cioè, più provo a immedesimarmi nel naufragio, più provo a descrivere tutti gli attributi di Dio, più provo a immaginare, a controllare, a concettualizzare, a teologizzare, più inevitabilmente fallisco. Perché i piani li posso fare solo con ciò che mi garantisce durata e stabilità. Ma la realtà non è né durevole né stabile. La realtà resisterà sempre alla concettualizzazione, resisterà sempre al linguaggio. E allora le parole sono delle cifre, sono dei simboli che mi possono aiutare a raccontare la mia storia, a muovermi in questo paesaggio che è la mia vita, più o meno incerto che è la mia vita. Hanno una funzione strumentale, ma non esauriscono la realtà. Detto in altri termini, mettiamola in altri termini ancora. La realtà, di cui noi stessi facciamo parte, è altra cosa rispetto al linguaggio. Il linguaggio è la chiave inglese di prima. Possiamo dire quello che ci pare, pensare quello che ci pare, ma la realtà resisterà sempre, sarà sempre altra cosa, rimarrà sempre indicibile. Allora tu dici, allora dobbiamo smettere di fare filosofia? Ma no, il fine della filosofia consiste proprio in questo, nel naufragare nel momento giusto. E per naufragare nel momento giusto dobbiamo renderci conto della ineffabilità e della inaffidabilità dello stesso linguaggio. Non so se mi spiego, lo so che è difficile, Azzurra, ma io tento in tutte le maniere, però ecco, in questo sono in buona compagnia, nel senso, se io sono fisso, e sono sicuramente fisso, ma anche questi sono fessi, questi nostri interlocutori, perché poi alla fine i concetti chiave sono sempre gli stessi, ognuno se li racconta in maniera diversa, li declina in maniera diversa. Ecco perché ho scelto questo approccio didattico, quindi non ho scelto l'approccio adesso vediamo cose completamente diverse, vediamo la stessa cosa, lo stesso discorso che vado ripetendo da un paio di mesi a questa parte, da prospettive linguistiche, usando, per dirla con Wittgenstein, giochi linguistici diversi. Magari per Azzurra questa metafora del naufragio è più efficace, ci si ritrova di più in termini narratologici. Forse per Alessia è più efficace invece la visione dell'essere per la morte. D'accordo? Sostanzialmente qui stiamo dicendo sempre la stessa cosa, eh? Stiamo prospettando sempre la stessa visione. La cifra non si manifesta quando io lo voglio, ma quando faccio di tutto per evitarne la realizzazione. Cioè più resisto e più la cifra, cioè la morte, cioè il naufragio, si realizzeranno al momento giusto. Devo morire combattendo, ecco, per dirla, come dicono gli americani, if you are gonna die, die with your boots on, muori con i tuoi stivali infilati. Cioè, tutti i guerrieri si augurano di morire combattendo, scusa, così come, che ne so, uno studioso si augura di morire studiando, diciamo che quantomeno muori coerentemente a quello che hai fatto. O uno che ha cazzeggiato tutta la vita si augurerà di morire cazzeggiando, uno ha fatto il comico dicendo una battuta. Uno che ha fatto l'idraulico cercando di mettere a posto l'ubinetto, non lo so, dico per dire, ovviamente no, la dimensione esistenziale è un altro paio di maniche, no? E quindi bisogna combattere fino in fondo, bisogna combattere fino in fondo. E l'altro passo, vi volevo leggere, questo ve lo leggo soltanto, riguarda Camus a proposito del combattere fino in fondo. Allora, questo brano qui è un po' più facile da leggere, però non è assolutamente più semplice da comprendere, se vogliamo, no? La peste. Allora, è scoppiata la peste, è un romanzo a sfondo esistenziale, è scoppiata la peste in Orano e praticamente si è diffusa la peste e ci sono atteggiamenti diversi su come affrontare la peste. C'è un padre che qui viene evocato, un prete, questo Panelù, il quale dall'altare tuona contro il popolo che ha peccato e che dunque si deve pentire, e la peste è un castigo divino, classica chiave di lettura.
vi sta bene, è un castigo divino, quindi lo si affronta con la penitenza, con la preghiera e così via. Poi ci sono questi due personaggi, un medico che si chiama Ryu e Taru. Allora, l'uno, questo Taru è un cittadino il quale si rimbocca le maniche e dice c'è la peste, e beh, mettiamoci, mi do da fare, mi assumo la mia responsabilità, mi metto a aiutare la gente appestata, cerco di disinfettare le strade, faccio qualcosa per la gente. E poi c'è quest'altro personaggio, questo Ryu, che invece è un medico, e anche lui ha una visione che alla fine concorderà, sarà coincidente con quella del Taru. Qui non c'è nessuna prospettiva divina, è tutta umana, molto, molto simile al naufragio di Jaspers, a quel combatti fino alla fine. Soltanto che qui non c'è da combattere fino alla fine solo e tanto per se stessi, ma c'è da combattere fino alla fine con il resto dell'umanità. È simile a quella social catena di Leopardi che abbiamo evocato, no? Anche prima, quella della ginestra, no? Finché sei vivo combatti, però non farlo solo e tanto per te stesso, combatti per l'umanità, devi avere uno scopo ulteriore. Poi alla fine comunque c'è il nulla, cioè Camus non crede a nessuna prospettiva trascendente, evidentemente, né crede, non è né cattolico, e non crede nemmeno che in ultima istanza ha avuto una fase marxiana, ma in ultima istanza ha rinunciato anche a credere al fatto che la storia sia orientata in un certo senso e che le cose miglioreranno e non potranno che migliorare progressivamente, che ci sia il momento della rivoluzione. Non esiste la rivoluzione, lui cancella il termine rivoluzione, lo sostituisce con l'uomo in rivolta. L'eroe di Camus è Sisifo. Avete presente? Sì, si fa quello che si accolla il masso, se lo porta su e poi il masso gli ritorna giù. E ogni volta scende e lo riporta su. Questo è il compito dell'umanità. Accollarsi questa responsabilità. Con una prospettiva disperante però. Non c'è nessun futuro, non c'è nulla che dobbiamo realizzare. Che ne pensa lei, dottore, della predica di Panelù, il prete? La domanda era posta con naturalezza e Ryu rispose nello stesso modo. Ho troppo vissuto negli ospedali per amare l'idea di un castigo collettivo, quello che proponeva il prete. Ma lei sa, i cristiani talvolta parlano come lui, senza mai realmente pensarlo, sono migliori di quanto sembrano. Lei pensa tuttavia, come Panelù, che la peste porta un suo beneficio, che apre gli occhi, che costringe a pensare? Il dottore scosse la testa con impazienza. Come tutte le malattie di questo mondo, ma quello che è vero dei mali di questo mondo è vero anche della peste. Può servire a maturare qualcuno, ciò nonostante, quando si vedono la miseria e il dolore che porta, bisogna essere pazzi, ciechi o vili per rassegnarsi alla peste. Cioè sì, ha un valore didattico, si impara, sai quelle esperienze che, da cui impari qualcosa della vita, un eterno imparare, ma no, quando stai negli ospedali ha a che fare con la miseria, con gli umori umani, con la disperazione, ma che dobbiamo imparare? Che ci abbiamo da imparare dalla sofferenza? Ryu aveva appena alzato il tono, ma Taru fece un gesto con la mano, come per calmarlo, e sorrideva. Sì, disse Ryu alzando le spalle, ma lei non mi ha risposto, ha riflettuto? Taru si eresse un po' nella poltrona e protese la testa nella luce. Lei crede in Dio, dottore? Anche questa domanda era posta con naturalezza, ma stavolta Ryu esitò. No. Ma che vuol dire questo? Sono nella notte e cerco di vederci chiaro. Da molto tempo ho finito di trovare originale la cosa. Non è questo che la divide da Panelù? Cioè, quello dice, sono nella notte, non credo in nessun Dio, non vedo nessuna luce, totalmente laico, è il nostro dottore. Non credo. Panelù è un uomo di studio che ha veduto morire abbastanza. Per questo parla in nome di una verità. Ma ogni piccolo prete di campagna che amministra i suoi parrocchiani e ha sentito il respiro dei moribondi, la pensa come me. Curerebbe la miseria prima di volerne dimostrare la perfezione. Ryu si alzò. Il suo viso era in ombra. Lasciamo stare, disse, se lei non mi vuole rispondere. Taru sorrise, senza muoversi dalla poltrona. Posso rispondere con una domanda? A sua volta il dottore sorrise. Lei ama i misteri, disse, vada avanti. Ecco, disse Taru. Perché lei stesso mostra tanta devozione se non crede in Dio. La sua risposta mi aiuterà forse a dare la mia. Senza uscire dall'ombra, il dottore disse che aveva ormai risposto, che se avesse creduto in un Dio onnipotente avrebbe trascurato di guarire gli uomini, lasciandone la cura a lui, ma che nessuno al mondo, no, nemmeno Panelù, che credeva di credervi,
credeva in un Dio di tal genere. Nessuno infatti si abbandonava del tutto, e in questo almeno lui, Ryu, credeva di essere sulla via della verità, lottando contro la creazione come essa è. Cioè anche chi crede in un Dio manifesto, comunque lotta finché vive contro questa realtà che è assolutamente sovrastante. Anche chi dice di non credere in un Dio del genere, cioè se esistesse un Dio del genere provvederebbe tutto lui, io non dovrei fare assolutamente nulla. Non lo so se esiste o non esiste, so che in questo mondo, qui ed ora c'è bisogno di me. Se ci sta un moribondo, se c'è una persona sofferente, io sono un medico, lo devo assistere. Non so quello che c'è dopo, magari fra 5 minuti è morto, ma il mio dovere è quello di assisterlo, fino al mio di ultimo respiro. Devo continuare a combattere per l'umanità stessa o per dare senso fino all'ultimo alla mia vita. Questo è quello che sta dicendo. E questo allora, disse Tarrou, l'idea che si fa del suo mestiere, certo è un medico quell'altro, Pressa poco, rispose il dottore, tornando in luce. Tarrou fischiò piano, il dottore lo guardò. Sì, disse, lei si dice che ci vuole dell'orgoglio. Ma io non ho che l'orgoglio che ci vuole, mi creda. Non so quello che mi aspetta né quello che accadrà dopo. Per il momento ci sono dei malati e bisogna guarirli. Poi essi rifletteranno, e anch'io. Ma il più urgente è guarirli. Io li difendo come posso, ecco. Mi rimbocco le maniche e agisco. Contro chi? Ryu si voltò verso la finestra, indovinava il mare in lontananza e una condensazione più scura dell'orizzonte. Sentiva soltanto la fatica e nello stesso tempo lottava contro un desiderio subitaneo e irragionevole di abbandonarsi un po' di più a quell'uomo singolare, di cui si sentiva fratello. Non ne so niente, Tarrou, le giuro, non ne so niente. Quando ho intrapreso questo mestiere l'ho fatto astrattamente in qualche maniera. Ne avevo bisogno, era una posizione come un'altra, una di quelle che i giovani si propongono, Alessia, forse anche perché era particolarmente difficile per un figlio di operaio come me. E poi bisognò veder morire. Lei sa che ci sono persone che rifiutano di morire? Ha mai sentito una donna gridare no nel momento di morire? Io sì, e mi sono accorto allora che non potevo abituarmici. Ero giovane allora, il mio disgusto credeva di rivolgersi all'ordine stesso del mondo. Poi sono diventato più modesto, semplicemente. Non ho potuto abituarmi più a veder morire. Non so nient'altro. Ma dopo tutto, Ryu tacque e sedette di nuovo. Si sentiva la bocca secca. Dopo tutto, disse piano Tarrou, dopo tutto, ricominciò il dottore, ancora esitante, con lo sguardo attento su Tarrou, è una cosa che un uomo come lei può capire, non è vero? Se l'ordine del mondo è regolato dalla morte, forse val meglio per Dio che non si creda in lui e che si lotti con tutte le nostre forze contro la morte, senza levare gli occhi verso il cielo dove lui tace. Sì, approvò Tarrou, posso capire, ma le vostre vittorie, ecco, saranno sempre provvisorie. Ryu sembrò rattristarsi, sempre lo so, ma non è una ragione per smettere la lotta. Che è esattamente lo stesso concetto che abbiamo visto prima del naufragare al momento giusto, continuando a lottare fino alla fine. Soltanto che qui, lo avete visto, c'è l'impegno a lottare, non contro i mulini a vento, quelli di Don Chisciotte, c'è da lottare nella realtà a favore di altri esseri umani. Che si creda o meno a Dio, non cambia assolutamente a nulla, dobbiamo credere nell'umanità. Morto Dio, dobbiamo imparare a credere nell'umanità. E purtroppo questo disegno, questo libro è stato scritto durante la Seconda Guerra Mondiale. Si sperava ancora che dopo la guerra il mondo cambiasse, il mondo purtroppo non è cambiato.